Ciao ragazzi, ciao. Allora, tralasciando il titolo del video che è un po' una provocazione, no? Voglio un po' sapere cosa ne pensate perché non lo so, sono un po' ho dei dubbi riguardo PES 2021. Come sapete, uscirà il Season Update, che è un DLC standalone, quindi uscirà anche la versione fisica, non uscirà soltanto in digitale, il 15 settembre 2020 per PS4, Xbox One e PC. Però c'ho qualche dubbio. Ora vi dico perché. Allora, innanzitutto me lo fanno uscire il 15 settembre, che ci sta, ma la patch, il primo data pack esce il 22 ottobre. Ragazzi, il 22 ottobre, cioè praticamente poco più di un mese dopo esce il primo data pack che dovrebbe sistemare tutte le divise e tutte le nuove divise, ovviamente, e tutte le formazioni. Scusate, sto. Vabbè. Non lo so, è una cosa che non ha senso, secondo me. Ma fammelo uscire un po' più tardi a sto punto. Ma perché io devo aspettare il DLC, scaricarlo, comprarlo per avere qualche squadra con le nuove divise già aggiornate, formazioni già vecchie, vabbè, anche se con il casino del coronavirus ci può anche stare in realtà, visto che il mercato, il calciomercato non so quando chiuderà quest'anno, presumo verso fine settembre, presumo. Appunto dico, fammelo uscire un po' più tardi. Notizia ufficiale, tra l'altro, che il campionato italiano sarà quello che non verrà aggiornato fino al 22 ottobre. Cioè, fino al 22 ottobre, io che mi compro il gioco e magari voglio fare il campionato master subito, non lo posso fare perché ho le divise vecchie e gli aggiornamenti delle rose me li fanno il 22. Che senso ha? Per non parlare del fatto che il gameplay non l'hanno toccato, non lo toccheranno. Non toccheranno il gameplay, non toccheranno le modalità, non toccheranno My Club, non toccheranno il campionato master. Quindi io mi chiedo, va bene che sarà da un anno che stanno lavorando a PES 2022 per fare il capolavoro next gen, ma veramente è così, era così complicato mettere una piccola parte di team a lavorare su PES 2021? Ma dico, cioè, ma cazzo, per dire, no? Scusate. Ma almeno le divise su sto gioco nuovo. Nuovo, tra virgolette. Ma cazzo, ma mettetemele subito, al lancio, no? Scusate per il messaggio che mi è arrivato. Ma com'è possibile una cosa del genere? Tra l'altro, prezzo che ci può stare, forse? Il prezzo per i 25 anni di PES, quindi PES 2021 sarà venduto a 35 euro. 35 euro se comprate, però se lo preordinate direttamente da PES 2020 avete un ulteriore 20% di sconto. Ma è comunque, regà, se ci pensate in realtà è comunque altissimo. Cioè, pensateci un attimo, il gioco è uguale. Rimane sempre uguale, non viene toccato gameplay, niente. Loro ti fanno pagare 35 euro per mettere le divise, che me lo posso fare benissimo da solo, che tanto me lo farò da solo, ogni anno me lo faccio da solo, di scaricarmi la patch e metterla. E l'aggiornamento delle rose, ma che cazzo ci vuole? Ma io devo spendere 35 euro per fare l'aggiornamento delle rose? Pensiamoci un attimo a questa cosa, perché io ovviamente penso, non lo so, allora in realtà non lo so se lo prenderò subito. Dipende anche col 20, forse col 20% di sconto, ma ragazzi, pensiamoci veramente, perché cioè in realtà è una mezza porcheria, perché ci sta, è bellissimo il fatto che hanno fatto il season update, che te lo fanno pagare relativamente poco, ma
qualche novità sul gameplay, una piccola novità sul gameplay, sistemare i portieri, l'intelligenza artificiale, il My Club, il campionato Master soprattutto, il mercato del campionato Master. Niente, non ci sarà alcuna novità. Quindi io vi lancio un po' questo input, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, perché boh, veramente c'ho tanti dubbi. Spero facciano uscire qualche sorpresina verso il 15 settembre, ma ragazzi ci credo veramente pochissimo. Stavolta stanno facendo una piccola porcheria per puntare, secondo me, a chi compra il gioco, a chi è stretto, a chi ce l'ha veramente a cuore PES 2020, PES in generale, e cercano di fatturare un pochettino per prepararsi a questa next gen, che secondo me, per carità, sarà qualcosa di clamoroso, perché lavorare a un gioco sportivo per più di un anno credo non sia mai successo. In Konami sicuramente, ma anche FIFA non l'ha mai fatto, quindi vediamo un po', per più di un anno, ma in realtà ci lavoreranno per quasi 3 anni, perché se è un anno e mezzo che ci stanno lavorando, un anno, forse riescono a finire dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 di sviluppo, quindi io presumo sia qualcosa, si stiano preparando per qualcosa di clamoroso. Vedremo un po', quindi niente, fatemi sapere la vostra, io vi mando un bacione e ci sentiamo domani, credo, con Ghost of Tsushima, oppure più tardi, verso le 6, non lo so quando lo carico. Vi faccio sapere. Ciao ragazzi, vi voglio bene. Ciao.